Emma, diletta compagna della mia vita, amatissimi figli, è la mia voce che vi parla. Qualcuno nel futuro ha pensato di darle corpo per raccontare un po' del mio vivere in questo mondo. Un mondo che pare sia diventato davvero difficile da abitare. Ed è forse per questo che oggi sono stato qui richiamato alla memoria di un tempo mutevole, straziato, ma ancora intriso, almeno per noi, di lealtà. Era dedicato alla figura del fisico Bernardo Dessa, già docente dell'Università di Perugia fino al 1935, perseguitato come ebreo dopo l'entrata in vigore delle leggi razziali, salvato dai rastrellamenti dai colleghi dell'Ateneo e dai perugini che lo nascosero, lo spettacolo che si è tenuto al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino in occasione della giornata della memoria promosso dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Perugia, il progetto MIT sostenuto dalla Fondazione Perugia in collaborazione con il Comune. Dessau fu un protagonista di prima grandezza della vita culturale scientifica perugina e nazionale e lo spettacolo ha ripercorso la sua vicenda umana e scientifica dalla laurea a Strasburgo nel 1886 al lavoro di ricerca sulla generazione e la rivelazione delle onde elettromagnetiche sulla telegrafia senza filo in veste di assistente del professor Augusto Righi presso l'Università di Bologna per un quindicennio. Poi l'incarico di docenza e il trasferimento a Perugia già nel 1904, la sua fama di scienziato e divulgatore, il suo apporto allo sviluppo della fisica italiana e del CNR. Accanto ai successi di tipo scientifico, la vicenda umana, le discriminazioni a causa della sua origine tedesca durante la Prima Guerra Mondiale e del suo essere ebreo durante la Seconda. Lo spettacolo ha voluto accendere un faro su questa figura troppo a lungo dimenticata grazie alla regia di Paola Tortora e con l'interpretazione di Alessio Stollo. Prima di tutto è stata una grossa scommessa perché appunto venendo da un mondo completamente differente da quello dell'arte, comunque non praticando il teatro in maniera professionale, mettersi in gioco per raccontare una storia di questo genere così delicata, così importante, con questi risvolti e con questi significati, e cercare di farlo nella maniera giusta senza avere il timore di sporcare quello che è la preziosità di questa testimonianza è stato veramente fonte di ansia. Io spero personalmente di essere riuscito a essere uno strumento efficace nel trasmettere il messaggio di questa vita, di questa esperienza di vita e di questa luce che Bernardo ci ha regalato.